Il mare non si spertusa, il tour di Greenpeace per dire no alle trivellazioni offshore. In realtà questo è forse il periodo di maggiore attenzione in questo settore, ne parleremo meglio, ma lo Stato va da tutt'altra parte. Esattamente, quindi lo Stato invece di tutelare quello che secondo noi è l'oro blu, ovvero il mare, queste coste, di questo vivono le comunità locali, del turismo, della pesca. Qui nel Canale di Sicilia siamo in un'area importantissima non solo per la biodiversità marina ma proprio per le risorse ittiche che vi troviamo, ovvero invece di proteggere lo Stato ha deciso non solo di dare il via libera a certe autorizzazioni per cercare petrolio in queste coste, ma addirittura di fare una sanatoria, per cui di avvicinare poi anche quelle richieste che erano state bloccate dal decreto Prestigio Giacomo nel 2010, di riattivarle e poter farle arrivare fino vicino alle nostre coste. Purtroppo anche l'Europa non scherza. Di qualche giorno fa la dichiarazione di Günther Oettinger, il commissario europeo all'energia, che dice l'Europa, l'UE, è troppo timida in quanto a trivellazioni offshore, sabbie bituminose e shale gas. Cosa rispondere a questa Europa? Questa Europa rispondo che questo non è assolutamente il futuro. Il petrolio che potremmo estrarre dal nostro mare non servirebbe assolutamente a soddisfare il nostro fabbisogno, metterebbe a rischio le nostre ricchezze e soprattutto indirizzerebbe quei soldi che ci servono per cambiare ad energie pulite, per migliorare la nostra efficienza e quindi garantire un futuro veramente al nostro pianeta che stiamo in questo momento distruggendo, e invece invertirli nel petrolio vuol dire veramente negare un futuro alle comunità che vivono qua nel Canale di Sicilia, ma a tutti noi. Sicilia appunto, oggi qui a Scoglitti, in realtà il tour è partito da Palermo, finisce a Catania. Esatto, un tour che è partito da Palermo per raccogliere l'adesione dei sindaci e degli amministratori locali in generale che sono qui in Sicilia per dire a Roma un chiaro no alle trivelle nel Canale di Sicilia. Sono già 26 sindaci che hanno aderito, oggi ci riuniamo qui a Scoglitti con le associazioni di settore dei pescatori, con i sindaci di quest'area, il 27 luglio ci riuniremo a Sciacca con i sindaci invece più della costa nord, chiediamo a tutti quelli che non hanno ancora firmato, come il sindaco di Catania, di Siracusa, di Mazara del Vallo, ecco, di farlo al più presto perché bisogna fermare questa folle corsa all'oro nero.